Allo stadio Bianchelli la Vigor Senigallia riceveva la vice capolista Castelfidardo. All'andata finì con un sonoro 5-1 per la compagine di Mister Mobili, ma da allora i vigorini hanno migliorato il rendimento e nelle ultime giornate tra le mura amiche hanno messo a segno una striscia di 9 risultati utili consecutivi. Fidardensi che domenica scorsa sono stati bloccati in casa sul pareggio dalla matricola Vismara, ma che sinora possono vantare il terzo miglior attacco e la miglior difesa del torneo. Nella Vigor Senigallia spicca l'assenza per squalifica di Bomber Pesaresi. Le azioni salienti del derby della provincia di Ancona si aprono con Sbarbati al secondo minuto, il cui diagonale poco potente è respinto da Moscatelli. La risposta della Vigor Senigallia al 20esimo. Sulla battuta del quarto corner il colpo di testa di Morganti con sfera che finisce alta sopra la traversa. Al 25esimo la prima seria occasione nel corso del primo tempo è di marca ospite. Cross da destra operato da Donzelli per il colpo di testa in area di Sbarbati. Si salva in corner Moscatelli. Pochi istanti dopo nel proseguo dell'azione Marconi di testa colpisce l'esterno della rete. Al 40esimo ancora Castelfidardo, conclusione di Simoncelli, ma è pronto Moscatelli che respinge la sfera. Un primo tempo alquanto parco di emozioni si conclude sul punteggio di 0-0. Con le immagini passiamo alla ripresa. Nono minuto, Vigor Senigallia con Squadroni che si ritrova la sfera fra i piedi, avrebbe l'occasione di far male ma conclude centrale. La replica del Castelfidardo all'11esimo, cross di Simoncelli, colpo di testa di Romaschi che non c'entra la porta. 16esimo, conclusione della Vigor Senigallia di Morganti, alza sopra la traversa Cantarini. 20esimo, sugli sviluppi dell'ennesimo calcio d'angolo battuto dal Castelfidardo, esecuzione affidata a Simoncelli, palla in mezzo, non trattiene la sfera, Moscatelli ne approfitta, il neoentrato dell'Aquila che sotto rete realizza il gol dell'1-0. È il gol che decide l'incontro. Il match prosegue con la risposta della Vigor Senigallia al 27esimo, colpo di testa di Francioni scoccato dal limite, blocca senza problemi Cantarini. 33esimo, conclusione di Tassi per il Castelfidardo, sfera a lato. Tassi ci riprova due minuti dopo, questa volta blocca la sfera Moscatelli. Finisce 1-0 per il Castelfidardo, la squadra di Mister Mobili conquista i 3 punti e mantiene la seconda piazza del campionato alle spalle dell'ormai irraggiungibile San Benedettese. Mister Alessandrini, se non ci fosse stato l'episodio che ha scaturito il gol del Castelfidardo, staremmo qui a commentare un'altra partita, secondo lei? Ma certamente, però per noi rimane comunque l'impegno, la prestazione in un momento così che si è venuto a creare particolarmente un po' più difficile a livello dei risultati, anche per via di alcune assenze importanti, però... Insomma, abbiamo visto comunque una reazione della squadra che ha lottato alla pari con la seconda in classifica, perciò è una squadra completamente giovane, soprattutto anche oggi. Perciò, insomma, bisogna guardare avanti in prospettiva e sotto questo aspetto possiamo ritenerci anche soddisfatti. Ecco, anche a nostro avviso la Vigor Senigallia ha tenuto testa alla vice capolista. L'assenza di un perno fondamentale in fase offensiva come Pesaresi può essere un alibi nel complesso per giustificare una sconfitta? Si interrompe anche la striscia positiva in casa? Intanto la sconfitta è scaturita da un episodio fortuito, diciamo così, un incidente che ci può stare, un errore che può capitare a chiunque, però è comunque un errore, perciò non è che ci hanno sovrastato e magari siamo andati in difficoltà. L'abbiamo contenuto, è stata una partita combattuta, condizionata dal vento, che il vento penso che sia la cosa più fastidiosa per giocare al calcio, però insomma le due squadre hanno cercato di superarsi, è normale che noi in questo momento il peso offensivo poggiava su due ragazzini, perciò anche Francioni stesso che è entrato alla fine viene da 3 o 4 mesi che è fermo, perciò sta recuperando da un infortunio, perciò
i nostri attaccanti in questo momento non li avevamo, però questo significa che comunque il lavoro sta dando dei frutti, anche se oggi non li abbiamo raccolti e speriamo di raccoglierli nelle prossime partite. Allora, mister Mobili, alla fine il Castelfidardo coglie la vittoria su un difficile campo, quello di Senigallia, ha suonato la carica negli spogliatoi durante l'intervallo, ha chiesto maggiore incisività offensiva. Sì, perché sapevamo che su questo campo non era facile giocare, poi il Senigallia gioca molto bene, quindi temevamo questa partita perché c'era anche il problema di pensare più alla partita prossima, anche se le distanze, cosa ammettesse, continuano a essere tante, però magari la testa poteva andare lì, invece dovevamo fare meglio, abbiamo costruito un paio di situazioni nel primo tempo dove, come dici tu, eravamo stati poco incisivi e sapevamo su qualche situazione anche un po' rocambolesca si poteva sbloccare sia noi che loro, forse qualcosina in più noi, ma era una partita abbastanza equilibrata. Siamo riusciti, siamo contenti, però onore al Senigallia che ha fatto una buona gara, secondo me. Ecco, accennava al prossimo match la San Benedettese. A questo punto del campionato fosse stata una... non avesse ucciso il campionato, la San Benedettese poteva essere uno scontro decisivo. Quanto rammarico c'è nel Castelfidardo da parte sua? No, rammarico no, perché noi credo che stiamo facendo, tenendo questi ritmi, un campionato molto buono, a mio parere, perché lasciando perdere la San Benedettese che sta facendo molto bene un campionato a sé, ma credo che non sia mai facile fare un campionato così come sta facendo la San Benedettese, quindi onore alla San Benedettese. Noi siamo contenti, dobbiamo continuare così perché le avversarie stanno ancora vicine, quindi dobbiamo assolutamente mantenere questa posizione nei playoff e poi cercare di fare qualcosa di importante nei playoff. Però credo che non rammarico, non abbiamo mai parlato di vincere il campionato, anche se la società ha allestito una buona squadra, però credo che fare un campionato così il primo anno in eccellenza sia già una cosa importante. Però, ecco, ripeto, onore a San Benedettese, ma noi ci teniamo il nostro campionato. Ecco, come preparerà psicologicamente i giocatori per questo incontro contro una corazzata come la Samba? Ma noi dobbiamo cercare di fare punti con la San Benedettese perché finora sembra solo tre hanno fatto punti, quindi sarebbe già importante fare i punti. Poi, logicamente, proveremo a vincere, ma con il massimo rispetto, ma lo stesso rispetto che abbiamo portato oggi al Senigallia, che magari è indietro rispetto alla San Benedettese, quindi massimo rispetto, ma ce la giocheremo perché, ripeto, dobbiamo fare bene. Io poi non sono nel parere che non abbiamo tutto da guadagnarci, noi dobbiamo guadagnarci, quindi non è che assolutamente se perdiamo non succede niente, se perdiamo ci rammarichiamo, quindi dobbiamo cercare di fare il punto.